Siamo con la dirigente scolastica Tumminia dell'Istituto Comprensivo Fontana Rossa di Catania. L'abbiamo contattata perché vorremmo fare un po' il punto in Italia della situazione degli alunni con disabilità nelle classi, perché abbiamo delle indicazioni ministeriali e una sentenza anche del TAR Lazio che insomma suggerisce di non accorpare troppi alunni con disabilità nelle classi laddove specie vi è ad esempio una disabilità grave, quindi in quel caso addirittura dovrebbe essere uno, con disabilità lievi bisognerebbe insomma ma mantenersi sui due, non sforare, ma sappiamo che in molte scuole italiane ancora non è così, non abbiamo raggiunto questo obiettivo e sappiamo che nella sua scuola, in particolare in un plesso secondario, in una succursale, ecco, abbiamo un numero elevato ancora di alunni disabili nelle classi. Ci può dire un po' la situazione a scuola sua, preside? Sì, allora intanto le dico che abbiamo un triste primato. L'Istituto Comprensivo Fontana Rossa ha il maggior numero di alunni con disabilità rispetto, diciamo, alla provincia e rispetto ai numeri, perché noi siamo sui 900 alunni circa. Parliamo chiaramente di un istituto comprensivo, quindi di materna, scuola materna, primaria e secondaria di primo grado. Allora, quanto dite è assolutamente così. Cercherò brevemente di spiegarle quale situazione viviamo. L'istituto comprensivo Fontana Rossa consta di 8 plessi. Alcuni di questi plessi, come il plesso Moncada e il plesso Nuova Masseria Moncada, sono plessi molto grossi, importanti dal punto di vista strutturale. Quando andiamo a formare le classi, ecco, questo non dobbiamo mai dimenticarlo, non possiamo sempre fare quanto il cuore ci comanda, nel senso che noi abbiamo delle indicazioni ministeriali che ci dicono all'interno di un gruppo classe dove c'è un alunno con disabilità, articolo 3,3, quindi si presuppone una disabilità importante. Quindi intendiamoci la disabilità certificata a norma della 104, quindi a tutti gli Assolutamente, stiamo effetti. parlando, ma noi quando parliamo di disabilità parliamo Proprio di esclusivamente, questo. Sì, era un chiarimento per dire ai esatto. nostri lettori che non stiamo confondendo i disturbi specifici di apprendimento con la disabilità, quindi non la legge Assolutamente, 170, stiamo parlando quindi delle certificazioni con la legge delle 104. certificazioni che possono essere articolo 3,1, articolo 3,3. Purtroppo in situazioni geografiche come quella a cui fa riferimento la mia istituzione scolastica, ci sono una serie di componenti che non possono essere trascurate. Io negli anni passati mi sono delle volte, non dico scontrata, ma insomma ho avuto anche dei discorsi importanti, per esempio con l'equipe dell'ASP che si occupa delle certificazioni, perché quando noi facciamo delle segnalazioni per cui poi vengono prese in carico per la consulenza e quindi la certificazione o meno, perché non è che viene sempre data la certificazione, ci si rende conto che esistono delle realtà che fanno la differenza. Allora, laddove siamo in presenza di un disagio socio, economico, culturale, ambientale, importante, anche la disabilità, tra virgolette, lieve, Lieve, diventa pesante. nel tempo, ahimè, si cronicizza, nel tempo Chiaro. diventa importante, per cui noi ci siamo trovati spesso, per esempio, davanti alle trasformazioni di queste certificazioni, cioè un articolo 1 mi diventa articolo 3, perché è vero che la scuola, cioè la mia scuola ha un'organizzazione incredibile per quanto riguarda l'inclusività, ma è anche vero che il tempo scuola sarà sempre un tempo limitato rispetto al fatto che poi c'è un rientro di questi alunni in una realtà che è quella che è.
Quindi noi a scuola possiamo fare determinate cose, le facciamo, possiamo curare alcuni aspetti e li curiamo, ma è anche vero che dovrebbe esserci poi un seguito, che molto spesso, ahimè, non c'è, e non sempre per disamore o disattenzione da parte delle famiglie, ma proprio perché alle famiglie mancano gli strumenti fondamentali, gli strumenti della conoscenza, gli strumenti economici per poter sopperire a delle voragini che negli anni si creano sotto determinati aspetti. Quindi, voglio dire, queste sono tutte cose che devono necessariamente essere tenute in considerazione nel momento in cui si va a fare una cartina Una geografica mappa anche del disagio. della disabilità. Dirigente, io quello che appunto volevo chiarire per capire meglio come avviene questo. Intanto magari i lettori non sanno che la sua scuola si trova in un territorio, insomma lei lo ha accennato, ma un territorio con un importante disagio socio-economico perché è una zona molto popolare della città. E quindi a questo proposito la domanda è questa concentrazione di alunni con disabilità è perché effettivamente il territorio, lei vuole dire, anche a causa di questo disagio, ha un numero elevato rispetto ad altri territori della disabilità o da altre zone di Catania si concentrano e richiedono la vostra scuola appositamente? Cioè, in che modo vi siete poi ritrovati? Perché ricordiamo, mi dica lei se è confermato, ma noi sappiamo anche di una classe con 10 alunni con disabilità su 14, quindi il numero complessivo degli alunni è basso, ma il numero assoluto, diciamo. Io devo, ahimè, dire esattamente confermare quello che lei ha appena chiesto. Noi abbiamo questa situazione. Purtroppo è accaduto, perché veda, essere distribuiti su così tanti plessi, purtroppo reca danno sul danno. Perché? Perché è chiaro che non abbiamo tante volte la possibilità di fare sullo stesso plesso una distribuzione su più classi di un determinato numero di alunni disabili, perché se ci sono anni in cui sul plesso Nuova Masseria Moncada io riesco a fare solo una prima media, per intenderci, e mi trascino dagli anni precedenti una serie di coincidenze molto sfortunate, per cui mi ritrovo negli anni questo numero crescente di alunni che poi man mano hanno la certificazione e io posso andare a fare solo una prima media su quel plesso, È chiaro ahimè, che si ecco vanno a lì. concentrare là, perché l'alternativa quale sarebbe, dirigente, che lei chiede alle famiglie di spostarsi su altre scuole, su altri territori e non lo fanno? Non su altre scuole, questo non lo farei mai. Io potrei chiedere, cosa che ho fatto, di spostarsi su altri plessi della mia stessa scuola. Il problema è che tra un plesso e l'altro ci sono le tangenziali di mezzo. Certo, E perché quindi dobbiamo segnalare anche questo, quest'istituto di cui parliamo è in pieno a Librino, un quartiere popolare anche molto isolato dal resto della città, perché appunto isolato dalle tangenziali. Quindi non dalle siamo al tangenziali. centro città. Per cui io ho alunni i cui genitori, dove molte volte questo genitore è uno, per intenderci, non ha il mezzo per accompagnare, attraversare una tangenziale che non puoi attraversare a piedi, che per farlo con l'autobus devi arrivare a Piazza Alcalà, io non so se lei conosce Catania, o comunque arrivare dall'altra parte della città, riprendere un altro autobus, cioè 2 ore di autobus per arrivare puntuali a scuola, una cosa assolutamente impensabile. Per cui io, come dire, mi pregio negli anni, e questo è potuto accadere grazie al fatto che io sono su questa scuola, su questo territorio, su questa scuola, prima come docente per tanti anni e adesso come dirigente da 14 anni. Noi abbiamo costruito un piano di inclusione che prevede delle cose anche molto particolari. La didattica speciale, la pedagogia speciale è tutta attiva, penso, nella sua scuola. Assolutamente, anche perché, ecco, lei ha usato un termine che io adoro, la pedagogia e la didattica speciale
va bene anche per i, tra virgolette, normodotati, mentre non è il Senz'altro. contrario, mentre non è il contrario. Senz'altro. Quindi si lavora per progetti, si lavora per progetti trasversali, interdisciplinari. Noi abbiamo finalmente adesso anche, siamo ad indirizzo musicale, quest'anno abbiamo la cattedra completa. Ma in questa scuola, a livello sperimentale, lo strumento parte dalla terza elementare. Ma voi riuscite ad avere un docente di sostegno ogni quattro o uno a uno, il rapporto uno a uno? Quanti docenti di sostegno avete per ognuno di questi alunni? Allora, guardi, noi abbiamo un adeguatissimo numero di docenti di sostegno. Abbiamo sofferto molto, ma le parlo di anni passati. Io devo dirle che da 4 anni, 5 anni, tutte le richieste sono state assolutamente, cioè noi abbiamo il nostro rapporto 1 a 1 sull'articolo 3,3. Quindi le Abbiamo il disabilità gravi hanno il loro rapporto Sì, il uno a loro uno. rapporto 1 a 1, poi abbiamo il nostro rapporto 1 a 2 sugli articoli 3,1. Abbiamo il team che si occupa dei cosiddetti DSA, un team formato, adeguatamente formato, e quindi lì si lavora poi con tutto il consiglio di classe, con il GLO, con il GLI, con tutte queste sigle allucinanti all'interno dei quali ci sono le persone, l'equipe ASP che risponde alla grande. Noi siamo pressoché quotidianamente in contatto con il dottore Costanza, con la dottoressa Costanza, cioè io posso fare i nomi perché sono persone con le quali c'è una collaborazione incredibile. Prestissima. Dirigente, ma la didattica come si svolge laddove noi immaginiamo appunto queste situazioni in cui ci sono magari Sì. 5 ragazzini con disabilità, 3 docenti di sostegno più il docente curricolare, come si lavora in classe? Lei Allora, parlava di progetti sì. chiaramente. Sì. Allora, innanzitutto la cosa fondamentale per noi è cercare di non scollare mai l'alunno dal gruppo, dove per gruppo non parliamo esclusivamente del gruppo classe. Per me il gruppo è tutto ciò che attorno all'alunno non lo fa sentire l'escluso. Per cui noi lavoriamo per gruppi di livelli con più alunni H insieme, per gruppi di livelli tra alunni H e alunni con i quali si è creato un rapporto di empatia importante. Noi lavoriamo molto con il peer-to-peer, accanto all'insegnante di sostegno e all'alunno disabile c'è il Un compagno o compagno. la compagna con cui relazionarsi maggiormente. Lavoriamo per classi aperte, che un alunno che si trova, per esempio, un alunno disabile di una quarta elementare, le faccio un esempio, possa a un certo punto fare i suoi passaggi nel corso dell'anno in una classe seconda dove c'è anche la docente di seconda che segue un bambino o una bambina disabile di quella classe e poi spostarsi nella classe terza. Cioè, questi movimenti diventano fondamentali. Gli alunni devono fare parte del sistema scuola e dell'istituto comprensivo. Certamente c'è poi un PDP, cioè ci sono dei piani di lavoro Sì, un PEI particolari, o un PDP ad hoc, chiaramente, ai chiaramente. quali fare riferimento. Noi abbiamo un sistema di valutazione importante sul quale stiamo lavorando per aggiornarlo, per arricchirlo, dove non vengono tirati in ballo solo i docenti di sostegno per la valutazione globale di un alunno H. La valutazione globale si intende la valutazione sulla crescita, sull'autonomia, sull'inclusione, sulla capacità relazionale, su tutta una serie di cose che non sono so leggere, so scrivere, so i verbi, so fare i conti, so fare questo, so fare quello. Certo, nell'ambito anche di un progetto di vita più a lungo termine, chiaramente. Assolutamente. Sulla fronte delle famiglie, del rapporto scuola-famiglia,
famiglia. Sono due, insomma, gli interrogativi. Come ci si pone nei confronti delle famiglie degli alunni con disabilità, che hanno tanti compagni con disabilità, ma non ci sono anche dei contrasti con le famiglie invece di alunni non con disabilità che rivendicano un tempo scuola inferiore per loro o qualche dinamica di questo genere? Allora, queste sono dinamiche vecchie come il mondo e fanno capo chiaramente da una parte al retroterra culturale che non è solo del sud Italia, anzi, da questo punto di vista devo dirle, perché chiaramente noi, insomma, colleghi, noi presidi ci sentiamo ed è un continuo scambio un po' di tutto, e devo dire che all'interno delle nostre classi, laddove possono esserci delle dinamiche particolari con alcuni genitori, perché da noi diventa fondamentale una cosa: il rispetto delle regole. Il rispetto delle regole non può partire dal docente che te le fa rispettare, ma deve partire da molto prima, deve partire da una famiglia che le rispetta e che ti dice di rispettarle. Però ci siamo trovati, devo dire, forse solo una volta, diversi anni fa, alla presenza di un problema importante di questo genere con un alunno autistico. La presenza di un alunno autistico, lei sa che lo spettro autistico è amplissimo. Enorme. Questo era un ragazzino, insomma, con un importante spettro autistico e una serie di altre problematiche legate a questa disabilità. E sicuramente diciamo che la classe ha avuto una serie di problemi. Ebbene, ci sono state delle ribellioni dei genitori, hanno scritto prima a me, poi hanno scritto, penso, anche al ministro di allora, insomma ci sono state una serie di scritture. È stato molto importante il fronte comune dei docenti, il fronte comune di tanti altri genitori e il fronte comune degli alunni, sui quali i docenti, lo psicologo sono intervenuti per smontare una serie di dinamiche. Non è stato semplice e non è mai semplice. Io anche lì ringrazio il buon Dio, insomma, chi per lui, e probabilmente sono una persona fortunata, ma ecco, ho avuto sempre la fortuna in casi molto particolari di trovare dei docenti illuminati. Ma la contestazione qual era, dirigente, che le facevano? Gli atteggiamenti violenti, i pericoli ai quali esponeva la classe. Potevano incorrere sicuramente gli alunni. E queste sono delle realtà. Certo, è chiaro. Sono delle realtà delle realtà delle quali dobbiamo prendere atto, ma è anche vero che poi lì bisogna discutere, soprattutto non bisogna mai farsi vedere demoralizzati, non bisogna farsi cogliere, come dire, spaesati. Se cominciamo a guardare la disabilità anche come una risorsa di crescita dei nostri figli, magari qualcosa può cambiare.